Adoro il club. La gente, il movimento, il calore. Riesco a sentirmi i passi nel sangue, come i tamburi di una grande caccia. Ma qui è silenzioso e sei al sicuro. È questo che vuoi, Shepard? La gente si sente al sicuro prima di morire. Vero. Non siamo mai al sicuro. Non ho mai capito il fascino per la sicurezza. Alcuni di noi scelgono l'opposto. Indipendenza invece di sottomissione. Credo che questo ci accomuni, tu e io. Abbiamo entrambi ucciso molte volte, ma la somiglianza finisce qui. Oh, tesoro. Aspetta, perché dici che ho ucciso? Che cosa sai? Smettiamola con questi giochetti. Guardami negli occhi e dimmi che mi vuoi. Dimmi che uccideresti per me, che faresti qualsiasi cosa. Non contarci. Ma tu... chi sei? Oh no. Ora capisco. Quella cagna si è trovata un aiutante. Morit! Madre, non chiamarmi così! Non posso scegliere di non essere più tua figlia! Madre! Hai fatto la tua scelta molto tempo fa! Quale scelta? Il mio unico crimine è stato nascere con i doni che mi hai dato! Ora basta, Morit! Io sono il destino genetico delle Asari, ma loro non sono pronte a rivelarlo. Perciò devo morire. Sei un male da epurare, niente di più. Sono forte quanto lei. Lascia che mi unisca a te. Io ho già giurato di aiutarti, Shepard. Facciamola finita. Per te è la fine, Morit. E poi sarei io il mostro. A trovare la pace tra le braccia di Maria. Sono pronta a lasciare questo posto e a farmi una nuova vita. Anche tu sei pronto a partire? Vuoi parlare di ciò che è successo? Cosa credi che dirò, Shepard? Cosa posso dire? Ho appena ucciso la più intelligente e coraggiosa delle mie figlie. Non trovo le parole. Ci proverò in futuro. Per ora, abbi pietà di una vecchia guerriera addolorata e partiamo subito. Andiamo.